Bentrovati ragazzi, bentornati a Teatristico. Io sono Angela, questa è Sara e oggi siamo qui per parlarvi di tulipani. Ok, vi avevamo promesso Sasso Corvaro il seguito, lo sappiamo, ma ci sono delle bellissime giornate, si va in giro e noi siamo andati in un bellissimo giardino, quindi abbiamo pensato di portarvi il tulipano e il suo simbolismo nella storia dell'arte. Giustissimo. E infatti il tulipano cosa ha di particolare? Intanto un fiore che ha una storia incredibile, un fiore che arriva tardi in Europa effettivamente, perché il tulipano è un fiore che nasce, diciamo, in Oriente Sì. e arriva in Anatolia nel IX secolo, dopodiché che succede? Nel 1554 un ambasciatore, un pezzo grosso, lo porta dalla Turchia di Solimano il Magnifico all'Austria, in realtà a Vienna, di Ferdinando I. Imperatore d'Austria. Perché questo è successo essenzialmente? In Europa c'era un unico legame con il Medio Oriente che era attraverso la porta d'Oriente ed era Venezia. Tutto veniva filtrato attraverso Venezia. Quindi da lì potevano arrivare anche quelle che potremmo definire noi oggi le fake news o anche cose completamente nuove e sconosciute, come poteva essere un fiore quale il tulipano. Il tulipano quindi è arrivato, come ha detto Sara, in Austria, ma non è andato subito in Olanda, che viene considerata la capitale del tulipano. Prima ha fatto tappa in Francia. E lì abbiamo incontrato un nuovo personaggio che l'ha diffuso e poi portato in Olanda. Da qui c'è da sottolineare anche i nomi perché l'ambasciatore si chiamava Busbequius, fare un'imprecazione, no? Semplicemente che questo era belga e ha pensato bene di latinizzare il nome. Quella volta c'era anche la moda di latinizzare i nomi perché Certo. faceva Wow, figo. pezzo grosso. E come dice giustamente Angela, il tulipano ha avuto un pit stop in Francia con Clusius, che era un naturalista, un botanico francese, appunto. Ed è riuscito anche a creare delle ibridazioni, delle varietà di tulipano, che poi ha portato nei Paesi Bassi. Quindi grazie a lui, se il tulipano è riuscito ad arrivare, a raggiungere i Paesi Bassi e l'Olanda. In Olanda ha il suo boom, in Olanda trova il suo Alice nel Paese delle Meraviglie, praticamente, ma dovete capire che aveva raggiunto un simile valore che con i bulbi di tulipano si potevano anche fare le doti delle proprie figlie. Un tulipano raro poteva raggiungere all'asta il valore di 5 milioni attuali. Euro. Quindi, voi con 5 milioni di euro cosa ci fareste? Ci comprereste un bulbo di tulipano? Io no. Poi, la sera, pochi tempo fa, ridevamo anche perché pensavamo che il tulipano si può mangiare. È vero. Allora, tendiamoci. Alcune parti sono tossiche, il bulbo soprattutto, Giustamente. però i petali. Per esempio, c'è chi li usa per farci le insalate. Cioè, sono quelle delle ricette, se andate a guardare, con i petali di tulipano. Quindi. Capite bene che qui si tratta di un'insalata con un valore di 5 milioni di euro. Vabbè, allora interessava il bulbo, quello non si toccava, quindi fine. E alla fine, in questa bolla magnifica di boom economico del tulipano, che cosa accadde? E chi aveva investito in bulbi si ritrovò con una manciata di mosche nelle mani. Anche perché diciamolo, questo è un particolare da Immagino. dire, non è che tutti i tulipani avessero lo stesso valore. Quello più importante, quello più prezioso era quello che oggi viene chiamato, guarda caso, tulipano Rembrandt, perché ha queste striature bianche e rosse
che ai tempi erano anche un po' casuali, perché se non ricordo male venivano da un virus, mentre oggi viene da un'infezione particolare. Una curiosità. Ed effettivamente, se volete guardare i dipinti del Seicento, specialmente le nature morte, che sono interessantissime, se vi interessa il tema delle simbologie, sia floreali, ma non solo, perché poi ci trovi tanti altri simboli dentro, sono uno spettacolo, perché veramente è quasi un giallo, no? È quasi un codice che devi scoprire, quindi può essere veramente un tema molto molto interessante. E ci sono spesso questi tulipani, guarda caso, e spesso hanno appunto questi colori, queste fiamme rosse su fondo bianco, bellissime. Contate che, come tutto nell'arte, nella storia dell'arte, ha un linguaggio. Quindi qualsiasi cosa, tulipani, rose, narcisi, colori, tutto ha un significato che permette di decifrare un dipinto e il suo contenuto. Non a caso ci studiano, perché attraverso questo possono capire anche il significato che c'è dietro un dipinto. E poi una cosa viene, sembra messa lì per caso, ma in realtà per caso non è. Mi può interessare anche perché questo periodo storico è quello alla riforma della Controriforma, quindi l'iconoclastia nel nord Europa. È un tema molto molto interessante e sensibile, perché è soltanto la prima volta e unica volta che in Europa avviene un atto di iconoclastia. Quindi, morale della favola, questo tulipano, che significato aveva poi nell'arte? Allora, dall'Oriente già cominciano ad esserci dei significati, perché da un lato viene rappresentato anche nelle moschee, quindi ha un significato comunque che ha a che fare con il mondo spirituale, con la religione, eccetera, quindi un significato sublime, diciamo. Dall'altro lato ha a che vedere anche con la bellezza e con l'amore, tant'è vero che i sultani lanciavano ai piedi delle loro favorite dei tulipani rossi. E quindi già questo primo significato, un pochino, questi primi anche significati, un pochino andranno anche a influenzare quelli che sono i significati in Italia e nell'Occidente. Infatti non è un caso che in Italia, 80 anni prima che arrivasse il primo bulbo di tulipano, già nell'opera di Leonardo da Vinci, l'Annunciazione, un tulipano bianco veniva raffigurato. Com'è possibile 80 anni prima, in un'iconografia che raffigura la Madonna mentre riceve dall'Arcangelo l'Annunciazione che porterà al mondo Gesù Cristo? Quindi che correlazione c'è tra tulipano e simbologia mariana? Intanto il tulipano, appunto, avendo già questa simbologia dall'Oriente, va a rappresentare la veste santificante dello Spirito Santo, perché comunque era un fiore che con poco sole appassisce e quindi subito viene fatta questa relazione. In più il tulipano va a rappresentare anche l'amore divino. Quindi quale maggiore amore divino se non quello che porterà poi al riscatto, con l'arrivo di Gesù? E poi anche il discorso di Maria. Perché? Perché essendo appunto in questo caso il tulipano è bianco, il bianco è chiaramente il colore della purezza, quale persona più pura di Maria? Quindi giustamente significato mariano. Oltre a ciò, ha questa foglia a forma di lama che può ricordare il dolore patito da Maria durante il sacrificio di Gesù. Ed è una cosa che capita non solo con questo fiore, ma anche con altri, per esempio con l'iris. Perché chi un po' si ricorda, una volta anche nell'iconografia veniva rappresentata Maria con in maniera un po' cruenta. Con queste lame di coltelli o di spade che le trafiggevano il cuore. Erano sette, fra l'altro, se non ricordo male. E quindi
Quindi il tulipano in Occidente acquista anche questa valenza e questo significato. Probabilmente quindi perché questa iconografia arrivò ancora prima dello stesso bulbo di tulipano attraverso magari un'immagine, quindi iconografica, che era magari su una stoffa dall'Oriente. Oppure qualcuno magari era stato effettivamente in Oriente, aveva visto questi tulipani. Gli erano piaciuti e avevano commissionato quest'opera, questo fiore all'interno, proprio per questo. C'è da dire che era un elemento esotico, quindi non facilmente reperibile sul mercato, figuriamoci 80 anni prima dell'effettiva arrivo in Europa. Quindi, come è potuto succedere? Cioè, noi abbiamo delle teorie, a parte qualcuno che può averla vista e commissionata, ci potrebbe essere anche la teoria una stoffa che è arrivata. Stoffa, un'incisione, un disegno, qualsiasi cosa, cioè non è detto che sia arrivato direttamente il bulbo, magari è arrivata una semplice rappresentazione. Era quella stoffa che mi dicevi che è conservata? Allora, ce ne sono due, in realtà prima del 1554, e che sono una al Museo del Bargello di Firenze e l'altra è invece a Pistoia, guarda caso, sempre in Toscana. Quindi questa cosa della lega italica, no? Perché ricordiamocelo, a metà del 400 c'era la lega italica. Nel 1454 questa lega italica aveva messo insieme, aveva diciamo creato la pace fra Venezia, Firenze e Milano. Dopo arrivarono anche il Regno di Napoli e lo Stato della Chiesa. Di conseguenza è facile che ci fossero dei rapporti commerciali anche fra questi territori. Quindi, se ci pensiamo, a Firenze chi c'era? Leonardo, Esatto. ma c'erano anche i Medici. E c'erano anche artisti fiamminghi, fra l'altro, da cui Leonardo poi prese anche un po' spunto, probabilmente. Un rinascimento, perché un rinascimento, quindi europeo, culturale, è avvenuto a Firenze, quindi non a caso, quindi c'è stato questo exploit. Ma uno, potete domandare, ma come uno? Eh sì, ce ne sono stati altri, in altre città. E oggigiorno sono passato un po' in sordina, ma anche questo è un altro tema. Detto Ti può interessare? ciò, potremmo chiudere qui, sperando che il video sia piaciuto, se avete richieste. E noi siamo qui e saremo ben liete di potervi raccontare un fiore, un argomento e il vostro gradimento. Io vi suggerisco, francamente, la storia delle nature morte fra riforme e contro riforme, perché veramente, guarda, è bellissima, quando si dice ditelo con i fiori, c'è tutto un codice dietro che è interessantissimo, poi sono gusti, però secondo me quello è un argomento che merita. Vale la pena, perché non c'è arte se non c'è storia, non c'è storia se non c'è arte. E come diceva la nostra cara professoressa, non c'è forma senza contenuto, specialmente in arte. Giusto. Un bacione e buon relax. Alla prossima!